Buongiorno e bentornati amici di Due Ruote al nostro TG. Questa settimana torna protagonista la Trident 660. Non parleremo però del test della moto, ma piuttosto degli accessori con cui può essere equipaggiata. Il tema dell'accessorio è sempre più attuale tra le case e in Triumph rappresenta una vera e propria eccellenza. Christian Cavaciuti poi ci fa vedere da vicino come è fatto il nuovo casco integrale EXO 520 Air della Scorpion EXO. Marco Gentili infine ci illumina su una sentenza della Corte Europea che apre nuovi scenari in tema di assicurazioni moto. L'accessorio più importante di quanto uno possa pensare per la casa. Prendiamo lei, costa 8.195 euro. Dispone di 45 codici, la cui somma cuba, dicono così quelli che parlano di soldi, 12.000 euro. 8 contro 12. Capite il paradosso? È vero, lei costa poco ed è la sua forza, è ben al di sotto della soglia psicologica dei 10.000 euro. Ottimo lavoro fatto da Triumph. Però fa riflettere questo aspetto. È anche vero che quando poi rivenderò la moto non riprendo i soldi che ho investito per accessoriarla, ma questa è una legge di mercato, ce lo insegna il mondo dell'auto. Compro la macchina col tettuccio apribile, quando la vendo non è che posso chiedere di più. Sì, posso trovare quello che è attento a quel dettaglio, magari preferisce la mia piuttosto che un'altra, ma il mercato dice questo. Per districarsi nell'universo dell'accessorio prendiamo in considerazione i suoi tre pacchetti. Pacchetti, mondo auto anche qui. Perché? Perché identificano molto bene le tre macro aree di interesse, che sono tecnologia, stile, protezione. Ognuno di questi argomenti ha una serie di codici, ovviamente si può scegliere pizzicando un po' di qui e un po' di là. E uno si costruisce la moto che vuole. Anche questo ci ha insegnato il mondo auto, perché come si fa? Si va sul sito, col configuratore, è molto semplice e immediato. Lei ha 10 codici per un totale di 1630 euro. Vediamo subito le borse, ma poi ne parleremo. Ci sono anche le frecce dinamiche, estetica, funzione, le maniglie per il passeggero, vuol dire praticità, funzione e sicurezza, pensateci. Le cover del motore, qui siamo nella protezione pura. Poi c'è il quick shifter, il cambio rapido, e lì metterei invece la voce divertimento. Non si vede, ma c'è il modulo connettività che permette di interagire con la nuova strumentazione TFT, molto utile, vuol dire anche sicurezza, poi ne parleremo. E infine il cupolino, funzione pura. Quando iniziai questo lavoro, ahimè, anni 90, mi ricordo c'era un marchio molto avanti sull'accessorio rispetto agli altri, era tedesco. Le sue moto avevano le borse, le altre no. Una su tutti, mi ricordo, RT. Meravigliosa, perché aveva le borse integrate ai fianchi, alla carrozzeria, plasmate proprio. Era meglio con che senza, un paradosso. Perché senza c'era una disarmonia, la massa era tutta davanti e dietro c'era del gran vuoto. Con le altre invece dovevi affidarti all'aftermarket comprando dei cubi indigesti esteticamente, staccati dalla carrozzeria che magari innescavano degli ondeggiamenti. Ecco l'importanza dell'accessorio dedicato, pensato dalla casa madre alla fonte, fin dalla progettazione. Se l'accessorio è il componente sinergico alla moto o ancora di più al motore, è ovvio che sia la casa stessa a produrlo. Un esempio su tutti, il cambio rapido. È in fase di progettazione del motore, di collaudo, di sperimentazione, di approvazione che viene generato. Ma ci sono altri ambiti dove la casa non ha conoscenza e esperienza. Prendiamo ad esempio il trasporto degli oggetti sulla moto. In questo caso è meglio affidarsi a terzi, a dei marchi che lo fanno da anni, che hanno tantissima esperienza. In Italia abbiamo un fiore all'occhiello, si chiama Givi, Brescia. Strepitosa, guardate cosa fa. Pochi litri in questa borsa da serbatoio, ma questo vuol dire nessun impedimento alla guida, quindi sicurezza e divertimento. Ma la cosa che sconcerta è la velocità con cui si innesta sul serbatoio. C'è una leva colorata che si prende subito con una molla di ritegno. Lei è floscia, semirigida, ma la parte inferiore c'è una slitta rigida che va a innestarsi su un supporto rigido da mettere sul bocchettone della benzina. Già predisposto con le viti in dima, lo può fare quindi chiunque, lo può montare chiunque in meno di un minuto. E guardate come solito, sposto la moto attraverso lei, davvero ben fatta. Ci sono delle tasche laterali ulteriori, pensate al biglietto dell'autostrada, sigarette, accendino. E la coperchio superiore che è più rigido rispetto al corpo. All'interno una sacca estendibile impermeabile, 1000 zip dove riporre ulteriori oggetti. Ultima ma non ultima la sacca del telefono.
trasparente, si può guardare mentre si guida, mai distrarsi troppo, ed è impermeabile. Ecco, questo è un oggetto che io prenderei seriamente in considerazione all'acquisto della moto. Come farne a meno? E fatto 30 si può fare 31. Stesso concetto, la slitta va a innestarsi sotto la cinghia del passeggero, ci sono due fettucce ulteriori di ritegno. Stesso principio, all'interno piccola sacca, è un po' come una bambola russa in scala. Ovviamente manca la tasca trasparente per il telefono, perché chi riesce a guardare il telefono all'indietro? Bah. Inutile dirvi a cosa serve la cover paracarter. In nylon ad altissima resistenza, secondo me il suo valore aggiunto è che ha la forma identica del carter, quindi una pelle sottilissima, invisibile. Molto bella esteticamente, ma se volete proteggere di più la vostra moto ci sono delle ulteriori protezioni telaio, delle staffe che fuoriescono e quindi in caso di caduta tutto il peso si concentra su quella parte e salvate la vostra moto. Allora, vi ho detto che se fosse mia non rinuncerei a questa. Un'altra cosa a cui non rinuncerei sicuramente è il cambio rapido, perché lì ne va del gusto della guida. E c'è ancora una cosa che metterei, il modulo della connettività, che consente di gestire il proprio telefono attraverso i comandi del manubrio. E quindi la navigazione, grazie alla strumentazione TFT con delle frecce molto intuitive, le telefonate, le notifiche e anche la musica. Anche se la musica, la miglior musica, secondo me, rimane sempre quella di lui, del motore. Non mi addentro al discorso estetico dell'accessorio perché lì è soggettivo, sta a voi cosa piace o non piace. Oggi abbiamo capito l'evoluzione dell'accessorio, l'importanza che sia pensato o progettato dalla casa madre stessa. Il bello secondo me è che c'è una lista di possibilità infinita, quindi comprarsi una moto è come farsi un po' un vestito su misura. Il bello oggi è entrare nel configuratore e sentirsi un po' virtualmente in sartoria. Vale la pena farlo. Fino a qualche tempo fa poteva forse esservi poco familiare, ma da quando è sulla testa di Fabio Quartararo è impossibile non aver notato questo logo, la S di Scorpion Exo. L'azienda sudcoreana, nata nel 2001 e cresciuta rapidamente con basi in Cina, Europa e negli Stati Uniti, si è fatta notare subito per la tecnologia AirFit, degli interni gonfiabili per personalizzare la calzata. Ma negli anni ha sviluppato i suoi caschi fino ad ottenere una gamma articolata, completa e non priva di proposte originali. Tra le novità 2021 c'è l'Exo 520 Air, un casco GT dal taglio sportiveggiante. La linea è caratterizzata da due nervature superiori e una pinna aerodinamica non troppo accentuata e dalle prese d'aria con ingressi anteriori ed estrattore posteriore, vistosamente evidenziate in questa grafica. Meno evidente è la predisposizione nativa per l'interfono ExoCom, che si può avere anche di serie se si opta per la versione Smart Air. La calotta è realizzata in policarbonato, in tre dimensioni, per seguire la crescita delle taglie da 2XS a 3XL. Il peso è di 1590 grammi in taglia M. È abbinata a una calotta interna in EPS con canalizzazioni per il sistema di ventilazione, che come in ogni GT che si rispetti è particolarmente curata. La visiera Elliptech ha molle potenziate per garantire un serraggio ermetico e una maggiore resistenza in caso di caduta. Ma un casco come questo viene scelto da chi ne fa un utilizzo a 360 gradi, spesso 4 stagioni, e ha quindi tutta una serie di dotazioni che ne aumentano la versatilità. Per l'uso invernale, la visiera include di serie il Pinlock 100% Max Vision 3D, la soluzione più performante di Pinlock per evitare gli appannamenti grazie a una camera d'aria a tenuta stagna. C'è poi il sottogola per ridurre le turbulenze e la penetrazione dell'aria nella zona del collo. E anche la parte posteriore dal profilo basso tiene al caldo nuca e collo. Destinato all'uso estivo invece è il visierino retrattile Speed View per guidare confortevolmente in pieno sole oppure correggere le variazioni di luminosità improvvise. Le prese d'aria frontali hanno una posizione intermedia tra tutto aperto e tutto chiuso e anche la visiera ha una posizione leggermente sollevata per lasciar passare un filo d'aria quando si volesse aumentare la ventilazione o la percezione dei rumori ambientali. Non manca naturalmente la caratteristica distintiva di molti caschi Scorpion Exo, ovvero il sistema AirFit, con una piccola pompa collocata nella mentoniera che consente di gonfiare o sgonfiare i cuscini interni. Questo sistema consente di ottenere calzate più aderenti, una migliore protezione in caso di impatto e una riduzione della rumorosità interna, ma anche di conservare la taglia ideale compensando eventuali cedimenti degli interni. E a proposito di interni, il rivestimento traspirante e anallergico QuickQuick 2
è sempre piacevole al tatto. L'Exo 520 Air è dotato di predisposizione per gli occhiali, cinturino micrometrico e in caso di emergenza si può sfilare in sicurezza grazie al sistema ERS di rimozione rapida dei guanciali. In opzione c'è l'interfono ExoCom che offre fino a 15 ore di autonomia e la tecnologia Bluetooth 5.0 che consente di coordinare diversi dispositivi. Lo Scorpion Exo 520 Air ha un prezzo interessante per un casco con queste caratteristiche. Si parte dai 199,90€ per la versione tinta unita Solid fino ai 249,90€ per le varianti grafiche come questa, fino a salire ai 359,90€ per la versione Smart Air dotata di interfono di serie. Avete una moto usata che non è più marciante e sta lì a prendere polvere in un box e magari intendete rottamarla? Non importa, questo mezzo deve essere comunque assicurato. È questa la sentenza abbastanza sorprendente della Corte di Giustizia Europea riguardo a un caso che si è verificato in Polonia pochi anni fa. In realtà questa sentenza conferma quello che la stessa Corte ha detto circa 3 anni fa su un caso analogo, ovvero un qualunque veicolo a motore, ivi comprese moto e scooter, anche se non marciante e tenuto all'interno di uno spazio privato, e anche se c'è l'intenzione stessa di rottamare quel veicolo, deve essere comunque coperto da una RC obbligatoria. L'obbligo di assicurazione quindi non è legato in buona sostanza al fatto che il veicolo non venga usato. Infatti nella nozione stessa di veicolo c'è il fatto che questo debba essere coperto da una copertura assicurativa obbligatoria. Resta da capire infine quanto questo tipo di sentenza, che ricordiamo è la seconda nel giro di 3 anni su questa questione, vada a impattare sulla questione della sospensione delle assicurazioni che noi motociclisti usiamo spessissimo durante la stagione invernale. Finora infatti la sospensione della copertura assicurativa è sempre stata consentita in quanto, a cose normali, il veicolo di cui noi sospendiamo la polizza è comunque coperto da un'assicurazione. Pertanto rientra appieno nei canoni previsti dall'attuale legislazione europea. E anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate un commento e un like qui sotto e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube.